Certamente oggi la nostra società è società molto complessa, perché anche le relazioni tra le persone, tra le comunità, sono modificabili non soltanto in base a un lavoro enorme che si lavora negli anni, ma qualche volta può disturbare certi eventi internazionali. Abbiamo ribadito oggi che è molto importante la nostra unità, come tante comunità vivono una unità nelle diversità. Quindi è un messaggio molto importante che le comunità religiose devono essere coesi nella nostra società per dare un modello di fraternità. Abbiamo ricordato il lavoro di Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, il suo impegno anche col grande imam dell'Azhar per costruire una società fraterna basata su una convivenza pacifica. E questo modello lo vogliamo trasmettere, lo vogliamo ricordare, lo vogliamo ribadire come un modello unico di poter vivere insieme da fratelli e sorelle nella stessa società. Quindi eventi spiacevoli, tragici che possono avvenire, noi dobbiamo non cadere nella trappola dimenticare tutto il lavoro del dialogo, dell'impegno che abbiamo fatto, ma di stare uniti insieme a ribadire i valori della pace e della fraternità. Nel cessato il fuoco, questo dialogo sta avvenendo in questi giorni tra Israele e Hamas? Noi sempre abbiamo ricordato che la pace è un valore importante, molto importante, che bisogna seguire, bisogna mettere come un target da raggiungere. Gli eventi tragici sono eventi di cronaca, mentre la storia la fa la pace.